Calciomercato.com vi porta negli alberghi del calciomercato. Siamo davanti all'Hotel Gallia, quartier generale del Cagliari, che sta lavorando molto sul centrocampo. Si tratta con la Sampdoria per provare a portare in Sardegna Luca Cigarini, come vi ha raccontato anche il nostro Daniele Longo, proprio dalla base operativa dei Blu Cerchiati. Attenzione poi al nome di Davide Di Gennaro, è il nome preferito dal Milan per il centrocampo in queste ultime ore di mercato. Proprio Davide Di Gennaro, ex rossonero cresciuto nel vivaio del Milan, potrebbe essere il rinforzo per Montella, che invece non perderà altri due pezzi in mediana, perché Juraj Kučka e Mati Fernandez hanno detto no alle ultime offensive arrivate dalla Cina. Non solo il Cagliari, anche il Sassuolo ha la sua base operativa qui all'Hotel Gallia. Sassuolo che ha ribadito il no alla Roma per i gioielli De Frel e Pellegrini, in compenso si è rinforzata in attacco riportando in Italia l'ex giallorosso Scamacca. Detto della Sampdoria, anche il Genoa ha le sue grandi a centrocampo, perché è in stallo l'operazione Callegari dal Paris Saint-Germain. Si muove il centrocampo anche il Napoli invece, incontro tra l'agente di Omar El Khaldoury e l'Empoli per provare a risolvere il prestito e a portare appunto il giocatore in prestito in Toscana. Si parla di prestito infine anche per Ibrahim Mbaye, l'esterno tratta per arrivare in prestito all'Udinese, che ha come base operativa proprio l'Hotel Gallia alle nostre spalle. Per ora è tutto, vi invitiamo a restare su calciomercato.com per tutti gli aggiornamenti live in tempo reale.